musica e divulgazione scientifica, un talk sulle politiche della salute e della ricerca moderato da Alessandro Cecchi Paone e una lectio magistralis di Ilaria Capua. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, anche quest'anno ha aderito alla Notte Europea dei Ricercatori con un grande evento che si è tenuto all'interno della prestigiosa cornice del Teatro Cursal del capoluogo pugliese. Per la seconda volta quest'anno abbiamo aderito all'iniziativa europea della Notte dei Ricercatori, proprio perché siamo convinti che la divulgazione scientifica serva non soltanto a far capire alla collettività quello che si fa in silenzio dietro i laboratori di ricerca, che poi si fa in senso traslazionale, tutto ciò che si scopre dentro i nostri laboratori si attua poi nella pratica clinica quotidiana, ma soprattutto anche per confrontarci con altri attori in ambito di ricerca scientifica e quindi con prestigiosissimi, illustrissimi ospiti come la ricercatrice Ilaria Capua, il professor Antonio Uricchio, Antonio Moschetta ed altri illustrissimi relatori come l'ex ministro Beatrice Lorenzin. Ebbene, con loro oggi ci confrontiamo su temi che sono di grandissima attualità, la diagnosi preventiva, predittiva, l'oncogenomica, l'oncofertilità, tutti i progetti di ricerca che di fatto si basano sull'intelligenza artificiale da un lato, ma anche su un punto di vista multidimensionale, che è quella della prevenzione primaria in un'ottica di One Health. L'Italia è un paese che storicamente investe poco nella ricerca, e tant'è che non raggiunge neanche gli standard europei di investimenti sul PIL, no? Si fanno delle stime e l'Italia è molto indietro rispetto al resto dell'Europa. Questo che cosa fa? Fa sì che l'Italia non riesce a essere un paese competitivo così come potrebbe essere, perché l'Italia ha moltissimi talenti, moltissimi, purtroppo non riescono a fare uscire, a manifestare tutto questo talento. Perché? Perché c'è una carenza cronica di fondi. È vero però che per fortuna ci sono i fondi europei, ci sono i fondi di ricerca internazionali. In tutto il mondo si sta verificando una situazione, a mio avviso, molto pericolosa e drammatica, cioè le donne stanno lasciando la ricerca. Una delle cose che assolutamente bisognerebbe fare è trovare un modo di far rimanere le donne nella ricerca, perché cioè trovare un modo per trattenerle, pagandole, cioè trovando dei sistemi di incentivi. Perché? Perché se noi torniamo indietro piano piano a com'era il mondo della ricerca negli anni 2000, nel 1950 o addirittura all'inizio del secolo, abbiamo perso qualsiasi partita. La divulgazione scientifica non sta al passo della comunicazione veloce, non sta al passo della comunicazione social. In questo momento, soprattutto in Italia, c'è il deserto totale per quanto riguarda la comunicazione popolare, quella che si chiama disseminazione di massa, per quanto riguarda quello che si sta facendo e ottenendo in tutti i campi della ricerca, a partire da quella che riguarda la salute. È un grave problema, perché anche le televisioni popolari, a partire dalla RAI, che dovrebbero farlo per statuto, non danno più alcuno spazio ai programmi di carattere scientifico e tecnologico e medico, e questo non va bene, perché poi quando una persona si ammala cerca disperatamente su internet, trovando delle cose che non stanno né in cielo né in terra, con guai seri e conseguenze negative sulla propria salute.